Dottore, inizia ufficialmente una nuova esperienza professionale per lei. Lei ci ha raccontato qualche istante fa del suo passato legato alla lotta all'eversione e al terrorismo, un'esperienza nuova qui sul territorio ciociaro. Innanzitutto sono molto soddisfatto della scelta che è stata fatta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che mi ha assegnato da oggi alla questura di Frosinone, dove assumo l'incarico di vicequestore vicario. È un'esperienza che è nuova, già iniziata l'anno scorso quando sono stato nominato vicequestore vicario della questura di Teramo, e da oggi assumo l'analogo incarico di vicequestore vicario appunto della questura di Frosinone. Territorio posso dire di non conoscerlo. Ho letto qualcosa, mi sono informato e ho potuto vedere che comunque è una realtà frizzante, una realtà che esprime tutte le caratteristiche degne di una città di rilievo.